c'è un primo cittadino romano da eleggere e sarà un impegno e una grande responsabilità di tutti voi per dare finalmente uno schiaffo in faccia, proprio così, un man rovescio, come dicono a Genova, a questa classe politica indegna. C'è un video bellissimo che introduce Marcello. La scelta dei manager pubblici è una delle principali responsabilità del futuro sindaco. Non solo devono essere persone preparate e competenti, ma anche e soprattutto di specchiata onestà. Ben 7 tra i manager, dirigenti o stretti collaboratori di Alemanno sono stati arrestati, indagati o coinvolti in inchieste per reati gravissimi. Questa gente. È ora che Roma torni in mano ai cittadini. Piazza del Popolo, vi presento il futuro sindaco di Roma, Marcello De Vito! Mandiamoli tutti a casa, possiamo farcela, dobbiamo farcela, gli stiamo col fiato sul collo, ora è arrivato il momento, mandiamo a casa questa casta che ha rovinato questa città, che ha rovinato e indebitato le nostre società municipalizzate, che paga 600.000 euro per manager pubblici, nel mentre tiene in piedi 81 società, centinaia di consiglieri di amministrazione, di collegi sindacali, posti d'oro per gli amici, che vuole vendere l'acqua pubblica, bene sacrosanto e di tutti, che ripubblicizzeremo, che ha costruito in maniera indegna in questa città e che vorrebbe mettere cemento e cartelli pubblicitari pure sul laghetto dell'Euro, che ha messo 7 indagati e condannati in posizioni apicali con le conseguenze che tutti abbiamo visto, che ci lascia con un buco di 13 miliardi di euro, 6 miliardi per contratti derivati fatti dalla sinistra, che ci costringe a pagare la Veltron Tax, l'aumento dell'IRPEF dal 0,5 al 0,9%, che ha condotto questa città e questa nazione sull'orlo del fallimento. E loro hanno il coraggio di definirsi professionisti della politica, ma professionisti di te. Siamo ben contenti di non esserlo. E questo non lo diciamo solo noi. Ieri gliel'ho detto Confindustria e il giudice Imposimato, ormai che sono inadeguati. Glielo dice tutta la società civile italiana.
È il momento che questi asseriti e autoreferenziali professionisti della politica si facciano da parte e che i cittadini si riprendano le istituzioni ed esercitino la loro sovranità. Noi siamo cittadini come voi, cittadini onesti che lavorano, che portano e che vanno a prendere i figli a scuola, che prendono i mezzi pubblici, che lottano la vita tutti i giorni. Le conosciamo bene le vostre vite, perché sono le nostre vite. Noi saremo soltanto i vostri referenti, i portavoce delle istanze dei cittadini, dei comitati, delle associazioni, della società civile nelle istituzioni. Quando saremo dentro, io e loro, in quel palazzo che sta dall'altra parte di quella via, di Via del Corso, la nostra priorità sarà portare trasparenza a tutti i livelli. Non vedrete mai più una Parentopoli in AMA e in ATAC. Faremo dei bilanci certi, con una spesa programmata in anticipo, non con bilanci preventivi fatti a fine anno. Li faremo in maniera partecipata, con voi, una sana programmazione della spesa da buon amministratore, e in questo modo taglieremo tutti quegli enormi costi e sprechi. Quei soldi li ridaremo ai loro proprietari, ossia voi, i cittadini. Li utilizzeremo per far ripartire l'economia e per aiutare chi è in difficoltà. Non lasceremo nessuno indietro. Noi non lasceremo nessuno indietro. Voi e noi non saremo più cittadini invisibili. Chi è in difficoltà sarà aiutato con una forma di reddito di cittadinanza attraverso esenzioni sui servizi, asili nido, scuola, trasporti, utenze, aiuti che potranno arrivare fino a 500 euro. Faremo ripartire l'economia di questa città, daremo lavoro alle piccole e medie imprese, quelle che rappresentano la gran parte del tessuto produttivo, il 97%. Il 97% delle imprese romane ha da 1 a 10 dipendenti. Non faremo lavori tipo la città dello sport, progetto che era partito da 60 milioni e adesso il progetto è arrivato a 660, ne abbiamo spesi più di 200, ne mancano 400 che non ci sono e che probabilmente non ci saranno mai. Faremo i lavori di cui la città ha veramente bisogno. I lavori di manutenzione, quella vedremo, i lavori di manutenzione del decoro, dello straordinario patrimonio artistico di questa città, i lavori di manutenzione delle scuole e poi le scuole e gli asili nido, visto che non consideriamo giusta una società in cui le donne debbano scegliere se lavorare o fare il mestiere di madre. Ridaremo un livello internazionale a questa città. È assurdo che Roma, la città più bella del mondo, sia al 18° posto per il turismo. La scorsa settimana è stata superata da Istanbul, che ne dica il sindaco Alemanno. Erano veri i dati che gli dicevo io. Roma deve essere la prima città. Faremo di questa città un fiore all'occhiello. Tornerà ad essere una capitale mondiale. Lo faremo esercitando la delega e i poteri di Roma Capitale, investendo sul decoro, sulla cura del nostro immenso e straordinario patrimonio artistico e culturale.
ma anche ricordandoci che Roma non è solo il suo centro storico, e quindi creando dei centri in ogni municipio, valorizzando le bellezze di quel municipio e riqualificando le periferie di cui non si è occupato nessuno. Ed ancora, migliorando la mobilità, contrastando l'abusivismo commerciale che comporta una perdita del 30% del fatturato per i commercianti. E nel 2012 ne hanno chiusi 7.000 di esercizi commerciali. In questo senso metteremo anche una moratoria sulla grande distribuzione. Il piano regolatore generale previsto da Veltroni, oltre che prevedere 100 milioni di metri cubi di cemento circa da versare su questa città, prevedeva di fare delle centralità in ogni quartiere. Francamente noi non immaginavamo che queste centralità fossero dei centri commerciali che hanno desertificato intere zone. Sarà inoltre indispensabile trasformare la mobilità di questa città. 40 anni di politica sbagliata ci hanno spinto soltanto ad utilizzare l'auto. Oggi girano a Roma, nell'orario di punta, 400.000 auto. Abbiamo più veicoli che cittadini. Politiche sbagliate, il trasporto pubblico locale è soltanto al 28%. Cosa hanno fatto? Hanno speso soltanto, tra virgolette, 3,5 miliardi per fare la metro C, un costo enorme. Ancora non abbiamo visto una fermata. Oltre 300 milioni di euro per chilometro, a dispetto di una media europea che è fra i 150 e i 170 milioni al chilometro. Dobbiamo puntare a un altro tipo di mobilità, mobilità sostenibile, fare metropolitane leggere, metropolitane di superficie, tram e poi la mobilità ciclabile. Esiste un piano quadro. Probabilmente loro lo conoscono, esiste un piano quadro della ciclabilità a Roma. Il City Plan lo porteremo subito nel programma triennale dei lavori pubblici. E poi parcheggi di scambio, zone 30, car sharing, bike sharing. Questo per avvicinare, non stiamo inventandoci nulla, è il modello delle città europee. Dobbiamo innalzare quella percentuale di trasporto pubblico che è solo al 28%, al 50%, 60%. 70%, una mobilità sostenibile che punti anche all'informatizzazione. Dobbiamo diventare una smart city e quindi semafori intelligenti in grado anche di regolare i flussi del traffico. Risolveremo il problema abitativo di 60.000 famiglie a cui queste istituzioni non hanno mai dato risposta. Lo faremo valorizzando il patrimonio immobiliare del comune e faremo rendere questo patrimonio per quello che merita, anziché tenerlo inutilizzato come hanno fatto questi politici inadeguati, in attesa magari di venderlo. Faremo questo rispettando il nostro territorio, il più verde d'Europa, oggetto negli anni della peggiore speculazione. E infine i rifiuti, altro bel regalo di questo sindaco, questa emergenza, altro regno degli interessi forti. Faremo tutta un'altra politica, differenziata spinta, porta a porta, isole ecologiche, centri di riuso e recupero, centri di riciclo. Basta! Basta inquinare con discariche mostre, con inceneritori che ci costeranno più di 200 milioni, che saranno fatti in 3 anni, laddove la Comunità Europea ci ha detto che devono essere chiusi entro il 2020. I rifiuti non devono essere un costo e fonte di inquinamento, ma una risorsa. In questo modo
non inquineremo, creeremo materie prime, produzione e lavoro per migliaia di giovani romani. Grazie. Questa è la città che abbiamo in mente, questo è il nostro progetto per il futuro, una città che torni ad un livello internazionale, una città ecologica e verde, che rispetti l'ambiente e che punti alle energie rinnovabili, una città che rispetti soprattutto le persone, tutte, le comunità, i gruppi, una città che faccia della diversità un valore, una città informatizzata, una smart city proiettata verso il futuro, pensata già per i nostri figli a 20 anni. Questo è il nostro progetto, è arrivato il momento di realizzarlo. Aiutateci a farlo insieme. Noi ci crediamo parecchio. Questo è il nostro progetto. È arrivato il momento di realizzarlo. Aiutateci a farlo insieme. Dovete capire che questa classe politica è inadeguata. Noi lo faremo per la prima volta in maniera partecipata con voi. È arrivato il momento di vincere. Roma! Vinciamo! Mandiamoli tutti a casa! E se dobbiamo giudicare dalle piazze, vinceremo senz'altro, perché mi dicono che le altre sono vuote. Vi ringrazio tutti, vorrei ringraziare anche tante persone, le tante persone che hanno contribuito con uno straordinario lavoro a fare questo evento, le persone che hanno lavorato con me in questi 2 mesi, e hanno fatto veramente un lavoro incredibile, volontari, volontari come noi tutti. E poi vorrei presentarvi i nostri candidati. Grazie. Ragazzi, ce la possiamo fare, siamo lì, ci dobbiamo credere, non andiamo al mare. Marcello, mi raccomando. Farei dire proprio nome e cognome, almeno ognuno di loro, perché mi sa che è arrivato un amico con un po' di capelli a riccioli che è là dietro, quindi...